amanti del cinema, io sono la Vero ed oggi parliamo della forma dell'acqua. L'acqua è l'ultimo film diretto da Guglielmo del Toro ed è stato plurinominato agli Oscar. Ebbene sì, devo dire che questa cosa mi ha colto un po' di sorpresa perché il trailer all'inizio non è che mi avesse convinto più di tanto. Sembrava quasi Bioshock però mescolato al romanticismo, La Bella e la Bestia e... boh, non lo so. Però poi tutti, è bellissimo, di qua e di là e allora... andiamo a vederlo, sto film, questo gran capolavoro. E devo ammettere due cose. Primo, non è così brutto come immaginavo. E secondo, non è nemmeno così bello come tutti parlano. Non odiatemi! Ma parliamo del film. Sally Hawkins interpreta una donna muta che lavora come donna delle pulizie in questo edificio governativo? Penso, di ricerca? Qualcosa, immagino. E infatti non si sa troppo di questo posto, sia solo che lei fa le pulizie insieme a Octavia Spencer e che a un certo punto arriva dentro questo edificio un mostro, letteralmente un mostro della laguna, interpretato da Doug Jones, che io adoro. È sempre quello con addosso il trucco, è sempre quello che tu non riconosci mai. È allo stesso livello di Andy Serkis, secondo me, però non così famoso perché non ha fatto Gollum. Piccola renta a parte, la protagonista incontra questo mostro, fanno amicizia e forse nasce qualcosa di più profondo. Ok, per prima cosa mi devo subito levare un pensiero che ho avuto sin dall'inizio del film, cioè che è... oh mio Dio. Amelie che si innamora del mostro della laguna a Rapture. Questo è il feeling di questo film. Scusatemi veramente, ma la protagonista mi ricordava troppo Amelie. Sia il suo modo di comportarsi, che le sue espressioni, un po' anche il taglio di capelli, colori, vestiti usati. E continuavo a distrarmi per questa cosa. Però cerchiamo di non togliere troppa attenzione dalla performance vera e propria, lasciando stare i paragoni, perché lei è veramente brava. Ci sono momenti in cui senti la sua frustrazione, il fatto che non senta completa, che le sembri quasi vivere dentro una bolla, se vogliamo continuare il tema dell'acqua, visto che è molto presente in questo film. E ci sono momenti in cui ti metti veramente in connessione con lei. C'è una scena in particolare dove, se potesse, avrebbe urlato a squarciagola per la frustrazione, però allo stesso tempo tu senti tutto grazie alla sua espressione, grazie al modo in cui fa i gesti, e riesce a farti capire il suo punto di vista. Anche se devo ammettere che il mio attore preferito in quel film è Richard Jenkins, che interpreta il suo vicino di casa artista e gattino. Ed ero quasi più coinvolta nella sua storia che non in quella della protagonista, che per i miei gusti andava troppo nello sdolcinato in certi punti. Era tutto troppo, ah, ok, oddio, fantastico, oh mio Dio, è diventato così. Altro personaggio che non va assolutamente messo in secondo piano è l'antagonista interpretato da Michael Shannon, che ragazzi, lui è uno di quegli attori che quando è in scena non puoi staccare gli occhi da lui, non ce la fai. E in questo film è terribile. In senso buono, ovviamente. E anche in lui continua la tematica ricorrente di questo film, cioè il non sentirsi completi. C'è sempre qualcosa che manca, c'è sempre qualcosa che distacca quella persona dalla società normale, tra virgolette. E che di conseguenza ti fa sentire isolato dal resto del mondo. Però devo ammettere che la parte che più ho apprezzato di questo film è stata quella estetica e tecnica. La fotografia era veramente affascinante. Di nuovo, Rapture. Ogni singola inquadratura era verde. Veramente era come se fossi costantemente sott'acqua, circondata dalle alghe, perché ogni singola persona indossava una tonalità di verde. Ogni singola stanza aveva quasi solo tonalità di verde ed era fuori di testa, che riusciva sia a ricreare questa ambientazione degli anni 60 in modo abbastanza accurato, che a dargli quel che di fantastico, di romantico, di quasi fiabesco. Peccato che però c'è una scena in questo film dove doveva essere una scena assolutamente affascinante, oh che bello, un po' come in La La Land quando ballano tra le nuvole, non c'entra niente, però è bello da guardare. Ecco, c'è una scena simile qua, però non riuscivo a prenderla sul serio. Salta fuori dal nulla, succede e poi riscompare.
mi verrebbe quasi da definirla un Big Leap Alligator Moment se non fosse solamente nella mente della protagonista, perciò non è successa realmente. Però ragazzi, oh mio Dio, il cheesy è andato fuori controllo. Una cosa che invece io ho trovato affascinante, che non mi ha dato fastidio ma che potrebbe confondere certe persone, è il tono. Perché da un lato è tutto, ah sì, romantico, fifesco, Amélie, eccetera eccetera, e dall'altro è brutalissimo, che tu dici, oh mio Dio, che film sto guardando? E ci sono momenti che ti impediscono di portare il figlioletto a vedere questo film al cinema. Alla fine non è un film Disney, è un film di Guglielmo del Toro. E per chi conosce Il labirinto del fauno, che è uno dei suoi film che io preferisco in assoluto, capirete che è più il suo stile narrativo che non un vero e proprio errore di tono. Ma per chi non conosce il suo cinema, occhio, preparatevi. E per il resto questo film è godibile, è carino, è romantico, è leggero in certi punti, non è leggero proprio per niente. E consiglio di vederlo al cinema soprattutto per la sua estetica, per la fotografia, che è veramente wow. Qua veramente Blade Runner ha un avversario temibile. Però allo stesso tempo non aspettatevi il capolavoro che mi aspettavo io, perché sennò ne uscirete solamente delusi. E questo film non se lo merita, perché è veramente di ottima qualità. E quindi alla forma dell'acqua do 4 popcorn su 5. E voi invece che cosa ne pensate di La forma dell'acqua? Lasciate pure un commento qua sotto. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un mi piace, condividetelo, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale e non dimenticatevi di cliccare la campanella. Qua sotto potete trovare i miei social, e per oggi è tutto, un bacione e alla prossima!